Bentornati cacciatori e benvenuti a questo nuovo video. Io sono il vostro caro Bergaster e oggi ci andiamo a godere assieme la seconda puntata della, però mettiamo pure tra virgolette, forse serie, forse futura serie, sul nostro canale di Stendio Valley. Siamo qui al mare a cazzeggiare un po', ma non perdiamo altro tempo, voglio andare a casa a provare quanto è pescoso il nostro laghetto, il laghetto del nostro cortile, e piantare nell'orto i nuovi semi che abbiamo comprato nella scorsa puntata al market. Quindi ci vediamo là. Bene, 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 quindi con la conchiglia sulla testa, per dimostrare che siamo andati al mare, e eccoci qua. E cosa avete che facciamo? Pescare, esattamente. Beh, proviamo subito. Un lancio perfetto. Pesciolini, sono i pesci sto lago. Comincio a dubitarne. E invece no, ce ne sono dei pesci. Mantieni la barra verde sotto il pesce per prenderlo. Ma non è la cosa più difficile del mondo. Preso? Mio? Il pesce sole, 6 pollici. Grandissimo. Gran pescata. Ma avevo un inventario pieno. Allora ti liberiamo. Ebbene l'immondizia. Beh, almeno abbiamo visto che la nostra canna da pesca funziona. Scaviamo 2 solchi e piantiamo i nuovi semi. Questo è assolutamente da fare. E magari vendere queste ostriche. Perché no? E questo grey alga. Alga verde. Si può mangiare, posso... No, vendiamola, via. Bene, bene, bene. Spettacolare, direi. Tac tac, e andiamo a piantare sopra i fiori, tulipani. Tac tac tac, se ne attacca uno, no, tac tac e tac. E sotto i cavoli. Qua. Tac 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 tac. Finiti. E allora altri tulipani. Tac tac. E si bagna tutto qua. Ci vediamo tra. Molto stanchi. Devo riuscire ad arrivare a letto prima di addormentarmi. Buonanotte cacciatori, ci vediamo domani. Il mattino allora in bocca per uno zappatore di vigne. Andiamo subito. Oggi piove, non dobbiamo neanche bagnare. Guarda che roba. Bene, bene, altri semi da piantare non ne abbiamo, abbiamo delle erbacce da vendere. Della posta da leggere. Leggimi la posta. Continua a trovare cosa figa, ma il tuo zaino è sempre pieno? Fermati al negozio di Pierre oggi e guarda il nostro zaino a 24 slot. Ci vediamo presto. Suona proprio come una cosa che mi servirebbe proprio tanto invece. Sì, sì, sì. Oggi piove, che si fa? Diamo una pulizia ancora qua intorno, andiamo in città e possiamo pescare anche un po', direi. Cos'è sto rumore? Ho paura che ci sia qualche mistero in questo bosco, sento dei versi strani. Mi puzza sta cosa, ovviamente. Bene, abbiamo pulito anche tutto intorno al laghetto. Oddio, qua il solco è andato via. Rifacciamo. E qui avevamo una strada di pietra da fare, se non sbaglio. Guardate che bel vialetto che porta fin fuori da casa nostra. Beh, direi spettacolare. Bellissimo.
buttiamo via giusto due cose che non ci servono. Cosa vengo a? Del carbone, wow. E altra area, sempre del nostro, della nostra fattoria. La Madonna, se è grossa sta roba. Un leak, sempre voluto. Due, meglio ancora, e tre che guarda. Si va proprio di lusso. Wild Horse. Mamma mia quanta roba si trova di qua. E di qua invece c'è una grotta. Fantastico. Vuoi passare? Bene, sì, e possiamo scavare qua dentro. O no? Boh. Secondo me qualcosa si potrà fare. La chiameremo la caverna del qualcosa si può fare. Qualcosa si può sempre fare, se l'ha messa. Ragazzi, ho trovato una patata. Guardate che figa. Vado a portarla fino in città. No, scherzo, dai, presentiamoci con l'accetta da quei psicopatici. Dovrei trovare un modo per guadagnare più oro. Ma come? Non c'è nessuno fuori più oro, sono solo gli emo. Emo, ciao! Anche io mi taglio. Oh, ti sei appena trasferito, vero? Figo! Ed è tutto quello che hai da dirmi, anche tu? Mamma mia, che gente socievole, eh? Beh, sembra che il ragazzo emo venga a pescare con noi. Non glielo abbiamo chiesto, ma va bene. La compagnia è sempre ben accetta. Guarda che lancio, emo! Pam! Così che fanno i veri professionisti. Adesso guarda, stai continuando ad aspettare che il galleggiante vada sott'acqua. Quando è sott'acqua, sì, pronto a tirar su immediatamente. La scritta hit comparirà e non dovrei fare altro che tenere la barra verde sotto il pesce. Mamma mia, questo pesce! Come facile, abbiamo preso un herring di 10 pollici, che non so quanto sia, magari una balena, e lo andiamo a vendere dopo, non avessimo l'inventario pieno. Adesso guarda questo, eh. Hopla. Beh, a quanto pare il miglior posto per pescare è davanti al negozio di pesci, perché ogni volta peschi un pesce diverso e ti occupa uno slot nell'inventario, ma se sei qua davanti vai... Minchia, l'ho perso. Ma se vai, se sei qua davanti, vai subito a venderlo e hai gli slot liberi, ti fai un sacco di soldi. Però più vai avanti e più sembra che i pesci diventino cazzuti da prendere. No. Penso davvero sia più difficile che nella vita vera. No. Mamma mia, ostici questi pesci, sono qua da un'ora, però non ho pescato molto. Ci vediamo dopo. E vai! E vai con la lotta! Oh. Ah, bisogna riempire la barra verde. Una sardina di 2 cm mi ha fatto quella fatica. Vabbè, basta, giornata di pesca finita, dico io. No, volevo venderti la roba. Questa e basta. L'alga di mare non te ne fotte giustamente niente. La mangiamo noi, va. Perché no? Ah, quindi eccoci qua finalmente a casa dopo una bella dormita. Andiamo a vedere fuori se le nostre piantagioni sono cresciute e... Oltre ad essere cresciute, boh, primavera piena, petali di pesco ovunque. Uno spettacolo per gli occhi. Come si raccoglie? Abbiamo l'inventario pieno. Buttiamo via le pigne, cavolo, me ne frega delle piante, questa roba qua. Via. Bene. E raccogliamo il nostro primo frutto, un parship cresciuto. 2, 3. Non ne possiamo prendere più di 3. Vabbè, quindi abbiamo visto che funziona, che nonostante le nostre dubbie e capacità, siamo in grado di coltivare qualcosa di, credo, commestibile. Io lancio la canna nel laghetto perché per questo episodio penso che può essere tutto. Vi ricordo, sono Bergaster, un commento qua sotto, non è mai sgradito e noi ci becchiamo
al prossimo video. Bella ragazzi!